Allora, oggi noi andremo a fare un po' di giardinaggio. Io non ho molte piante ora come ora in casa mia, perché come vi spiegavo in un altro video, non ho tutto questo spazio e la casa non è molto adatta alle piante perché non è una casa molto luminosa, quindi non le voglio far star male. Però le piante mi piacciono molto, quindi un po' mi sono state regalate e poi, come avete visto in un video, ho fatto un acquisto di roba per giardinaggio e alla fine mi sono comprata anche delle piante perché era tanto che ne volevo prendere di nuove. Però le poche piante che ho non stanno benissimo. Questa è quella che sta peggio di tutte, che poverina, stava bene fino a non molto tempo fa, ma attualmente in queste condizioni qua. Quindi è tutta giallina, tutta debolina, un sacco di... Continuo a togliergli foglie ingiallite, ma lei più che verdi ne continua a sfornare di gialle. Quindi, non sapendo bene come fare, quello che ho pensato di fare è provare a fargli un travaso e metterla in un vaso più grande, con del terriccio nuovo che magari gli dà un po' di nutrimento. Non so se in realtà la pianta ha qualcosa che non va a prescindere. Io non sono un'esperta di piante, mi piacciono in genere, me la cavo bene, però non ne so niente, vado tutto così per sentimento. Quindi la pianta mi sembra che in realtà abbia qualcosa che non va bene perché ha queste foglie che hanno qualcosa di un po' strano, quindi potrebbe anche essere malata. Fare giardinaggio in un appartamento non è il top, quindi adesso poi dovrò ripulire tutta casa dopo aver fatto questa cosa. Fantastico. Proviamo a dare anche una lavatina alle foglie. Ho messo la piantina, gli ho lavato un po' le foglioline, adesso per non saperne leggere né scrivere gli do una spruzzatina anche e poi gli darò anche un po' d'acqua. La seconda pianta in mio possesso è questa. Quella era una pianta che mi aveva regalato mia mamma. Da questa invece l'ho comprata io e è un peperoncino. È molto carino perché fa peperoncini gialli. Non ho provato a mangiarli perché non sono sicura che siano commestibili. So che dirò una cosa strana, ma io questa pianta l'ho comprata al supermercato e prima di infilarla in una ricetta, insomma, volevo avere la certezza che fosse commestibile, quindi non l'ho mai mangiata. Qua ha anche, non so se si riescano a vedere, dei peperoncini. Ci sono dei fiorellini, quindi questo non sta malissimo. Diciamo gli possiamo dare un po' una ripulita su qualche rametto e su qualche fogliolina, un po' così. Il vaso che andremo a mettergli è questo. Il risultato, ora ne pulisco un pochettino le foglie. Allora, a me sta pianta sembra abbastanza in buone condizioni. Gli ho levato un po' di foglie, anche un po' troppe forse, ma giusto anche per ripulirla un po', per dargli un po' più di aria. Quello che farò è spruzzarle con l'acqua, in questo modo qui, cercando di fare in modo che, si puliscano un po' le foglioline. Arriviamo all'ultima pianta, che è questa qua. Allora, questa è una pianta di basilico selvatico, credo si chiami.
Direi di provare a travasare anche lei. Devo dire che in questo momento non sta soffrendo a vederla così, ma insomma, a questo punto abbiamo fatto 100, facciamo 101. Ok, più o meno, dai, ci sono altre foglie, potrei togliere però. Metti il suo sottovaso e lo andiamo a mettere sulla finestra con un po' d'acquetta. Allora, un'altra pianta che abbiamo è questa, che è semplicemente un pezzo di edera che ho trovato strada facendo. So che non è niente di eccezionale. Gli diamo una pulita e una annaffiatura. Ok. Qua abbiamo il nostro coniglietto. E dulcis in fondo abbiamo questa, che è... Questa è la rosa di Gerico, me l'ha regalata mia zia e è una piantina molto simpatica, un po' bruttina quando è così, però è molto affascinante il fatto che si apre tutta quando gli mettete un po' d'acqua, però ci dovete andare piano perché se la mettete troppo spesso poi vi muffisce e quindi niente, lei sta qua e la rimettiamo sul davanzale. Controluce, il nostro angolo davanzale è questo in questo momento, quindi abbiamo le nostre tre piante. Vabbè, qua sotto c'è il nostro carrellino porta oggetti disordinato, quindi perdonate, però ci sono le nostre tre piante travasate, la rosa e l'edera. Questo è uno degli angoli in cui arriva un pochettino più luce. Adesso vorrei creare l'angolo dall'altro lato della stanza con le altre piante. Attualmente la situazione è questa, quindi c'era questo portaoggetti che avevo preso come portapiante, in realtà questo è un portapiante che avevo preso per tenerci le piante, ma poi tenendolo a terra così va tutto al buio perché è sotto a finestra, quindi quello che vorrei fare è sopraelevarlo e metterci invece le piante sopra. Questa è un'altra pianta che avevo già in casa. È una pianta, la pianta mia mamma mi ha regalato quando mi sono trasferita qui per tipo festeggiare l'aver preso casa. E è una pianta che non so come si chiama, però è molto carina e anche molto facile da tenere. Quando me l'ha regalata aveva qua un fiore molto bello, molto colorato, che però cioè, è successo 2 anni e mezzo fa, quindi non c'è più. Non ha fatto altri fiori, però la pianta secondo me sta abbastanza bene, nel senso che questa pianta dove la metti sta e non crea grossi difficoltà, però visto che abbiamo dei vasi un po' più grandi di quello che ha, direi che possiamo travasarla. Allora, direi di dargli una lavata alle foglie che ne ha veramente bisogno. Molto polverose. Lei normalmente sta in sto cestino. Gli mettiamo un sottovaso un po' più decente, poveretta. Qua gli diamo una annaffiatina e poi è fatta. Io in tutta onestà travaserei lei. Lei è il nostro amico banano, che però a me, cioè mi è arrivata, mi piacerebbe tenerlo in questo vasetto, sì, ma a me sembra troppo piccolo per sto banano, quindi io direi di travasarla. Ok, il vaso non è tanto bello da vedere, bisogna ammetterlo. Io quello che farei è dargli una pulitina alle foglie, che mi sembrano un po' sofferenti, queste qua giù sono state un po' rotte dal viaggio. Io gli darei anche una spruzzatina. Mettiamo il suo sottovaso, una annaffiatina e lo andiamo a mettere al suo posto. Ok, a questo punto abbiamo un ultimo vaso così. Poi me ne deve arrivare un altro da Amazon più grande, quindi magari recuperiamo. E abbiamo tre piante.
tra cui questa che secondo me sarebbe pure abbastanza proporzionata al suo vasettino. Poi abbiamo i due bonsai, questi qua. Ma vi dirò, quasi quasi metto questa nel vasetto, come ho detto, questo qua, e la metto qui. Questo che mi sembra abbastanza in forma, magari per ora lo lascio qui, anche se secondo me poi ci sta troppo pigiato. Ok, proviamo a mettere questo, è troppo pigiato qui dentro qua. Lui lo consideriamo fatto così, non ci avete visto niente, che bello. Va bene, questo è il ficus, gli mettiamo il suo sottovaso, gli diamo una annaffiatina di benvenuto e poi procediamo con le altre piante. L'ultimissima pianta che abbiamo è questa, che è una pianta che sta senza terra. Attualmente l'ho messa qui dentro, non so se ci può star bene, sto vasetto è anche tutto macchiato da una pianta precedente, però per ora la teniamo qua. Ok, il risultato finale è questo. Questa è una cassettierina dove tengo in realtà per la maggior parte trucchi che ho messo qua, e sopra ci ho messo invece questo trespolino che c'era anche prima con le piante, con in cima la nostra regina delle piante, e poi sotto varie delle piante che avete visto travasare oggi. Purtroppo il secondo bonsai non c'è entrato, non ci sta in altezza lì dove avevo pensato di metterlo, e quindi l'ho messo direttamente sulla finestra, però sembra starci. E niente, con questo è tutto, spero il video vi sia piaciuto. Se avete dei consigli su alcune di queste piante per mantenerle, curarle, tenerle al meglio, fatemelo sapere. Fatemi sapere se secondo voi il bonsai va travasato. Se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e io vi mando un saluto. Ciao!